Parole vibrano dentro pensieri sconosciuti. Atomiche energie sprigionate da detonatori estranei. Funghi malefici nel loro calore disperdono dentro le vie del mio cervello il loro grigiore. Cancellando insegne e segnaletiche che definivano la mia incosciente presenza precedente. Ehi, dottor Fermi, dove sei? Raccontami cosa cercavi. Che pensavi di scoprire? Forse mi potrebbe servire a capire. Ma spesso quello che si trova cercando non è quello che si pensava. Pensavi di trovare energia e l'hai trovata. Peccato che energia sia anche morte. Tempo fa un uomo keniota mi ha augurato di non essere visto dagli dèi, perché gli dèi sono potenti e sono imponenti. E quando si spostano per guardare, rischiano di non trovare l'oggetto del loro desiderio. Seppellito sotto mondi che nel loro movimento hanno spostato. Limite degli dèi, distruggere il desiderio. Limite degli uomini, desiderare. Ci insegna sempre tutto. Basta guardarla per sapere chi siamo. È l'unico modo che abbiamo per conoscerci. Attraverso lei possiamo osservare il funzionamento di tutto, noi compresi. Nell'occupazione dello spazio abbiamo solo due possibilità: scontrarci, armonizzarci. Se ci osserviamo, è quello che facciamo costantemente. Lo facciamo senza pensarci. È nella nostra natura. Se lo sappiamo, nei limiti della nostra percezione possiamo deciderlo. La natura ci insegna che è la fame, sintomo della voglia di vivere, a dirigerci. Meno fame abbiamo e più riusciamo ad armonizzarci con il mondo. Ma noi siamo diversi. Noi sappiamo la fame che verrà. Non è lo spazio. Il nostro problema è il tempo. Chi vede solo il presente è limitato. Chi vuole conoscere il futuro si limita. Thank you.
masse sterminate, non sanno chi sono, cosa fanno e dove stanno. Il primo problema, non sanno chi sono, è un vecchio tema irrisolvibile. Il secondo, cosa fanno, è un problema nuovo, legato all'aumento dell'uso della tecnica. Posso saper usare una parte di una macchina, ma non conoscere tutto il ciclo della produzione. Questo porta all'uso di prodotti che non si conoscono, ovvero uso senza conoscenza. Il terzo, dove stanno, dipende dal distacco degli elementi naturali. Non c'è più il cielo, che con la luna, il sole, le stelle, ci indicava la nostra posizione rispetto al mondo. Il nostro sapere, rispetto al mondo, era determinato da due modi. A priori, indipendente dall'esperienza. A posteriori, dipendente dall'esperienza. Oggi, il sapere a priori contrasta con il sapere a posteriori. L'esperienza è la lettura che abbiamo del mondo, ma essendo il mondo più grande di uno schermo, ci siamo persi. Rivoglio il cielo, il sole, la luna, le stelle, che con il loro scorrere mi dicevano che sono vivo.
parola saggia. C'è una misura per tutto e questo ci dice che è una parola democratica. Parola, misura. Tutti possono conoscerla. Dovremmo imparare a dare una misura alla nostra vita. Ovvero, non chiedere mai più di quel che si è disposti a dare. Come quantità, non qualità. Quantità è uguale per tutti, la qualità no. Quindi, nella relazione con il mondo, dovremmo sempre valutare la quantità. La qualità è individuale. E quindi, è nella relazione con se stessi che la qualità è importante. L'Italia è una repubblica affondata. Vabbè, l'Italia. L'Italia è una repubblica affondata. L'Italia è uno strano paese. È uno strano paese. Mafie di vario tipo. Mafie di vario tipo. La prostituzione impazza. La prostituzione impazza. Il consumo di droghe è fra i primi d'Europa. Uno dei maggiori paesi per il turismo sessuale. Per il turismo sessuale. E da parole. Uno dei più moralisti. Uno dei più moralisti. Ma. E visto che io, Alfio e Peppe siamo del sud parliamo. Parliamone. Tappe dell'evoluzione del sud. 1. Tafferugli agli incroci. 2. Scontri ai semafori. 3. Guerra spietata delle rotonde. Chiedo l'immediato intervento delle forze di pace dell'ONU prima che si arrivi all'ecatombe. Quella strana sensazione del movimento della materia che ci avvolge e coinvolge. L'artista. Quell'essere pieno di energia che aggiunge e congiunge punti con linee di forza che obbligano a vedere oltre la noia della costante ripetizione. Un sentito grazie a tutti voi che indifferenti
alle lontananze fisiche, mi regalate visioni dell'immensità. Viviamo in un mondo che è attento solo alla superficie. Dimentica che la superficie è solo il contenitore. Dentro c'è la carne viva e pulsante. I sogni, desideri, paure e sensibilità. Ed è di questo che bisogna aver cura, dei sogni, dei desideri, delle paure e della sensibilità propria e degli altri. Baciamo le mani, oggi e gnonno come a tanti altri. Giro po' mondo in sto momento, c'è gente che si susse per cominciare una nuova giornata. C'è gente che se ne va a dormire, gente che sta ciavagliando. In un paesetto spettuto da qualche banna in Africa, un poco di piccirito a pascolare i bestie, gli auce vanno a pigliare l'acqua, gli auce ancora stanno aiutando. Sa quanta gente in questo momento sta facendo l'amore. Ma qualche banna in questo mondo tunno, qualche femmina sta patturendo. Come nei meglio film americani, qualche fra poche minuti pace sta passando nervosamente in una corsia d'ospedale, aspettando, risente, rinchiando, caccerisce a diventaste pace. Una qualche banno, o magari che accanto, tutti si stanno asciugando, o forse hanno fatto pace e si stanno abbassando. Una giornata normale in giro comune, pensato mai ad antiso mai respirare la vita na sto uovo tunno che è un nostro mondo. Pensateci un momento, na sto momento da qualche banna c'è gente che sta scudando a qualcuno che ci sta contando come conosciamo buon mondo. Tutte noi spieghiamo, ne susemo, parliamo, giriamo, mangiamo, ne scherziamo, amamo,
soffremo, moremo. In questo momento qualcuno in questo mondo sta morendo. Qualcuno è a vacanti suoi frati, i suoi amici. Qualcuno ci sta tenendo la mano a nauce, ci sta dicendo non descantare. Oppure hanno paura in sé. Qualcun altro invece sta sentendo sibilo terribile in abbondo. Qualcun altro è a varicche assuddate dall'ocido scruscio rispare. Qualcuno con sgomento sta sentendo cicolio osceno, resoti, cingolate, rincasa, amato, caflapicca. Distruggerà la sua casa. E qui la sua storia, la sua memoria. Se tagliamo il nostro mondo, potremmo vivere insieme pace e guerra, amore e odio. Volato. Musica e scruscio. E allora io penso, avessimo a decidere chi vuole. Io per esempio voglio pace, non mi esce da questa, voglio pace, voglio e insisto, voglio pace. Io voglio poter viaggiare. Voglio tagliare con l'occhi me in pittore che ci ha scinato dall'est a Serenciamonto pitta come sa vista a frede. A sotile. Voglio ascoltare la poesia ritmata su probattito, ro cuore rimpoeta acchiappato, ro sono re parole. Me voglio giuspicchiare la mattina. Essere contento, dire buongiorno, uomo vicino. E voglio che cresci in geranio, uomo giardino. Sotto un albero, capelli intrecciati ne incoronano le teste. Una, leggermente in ombra, suona un flauto. Una, più sfacciata, forse perché più in vista, mostra un seno ed in braccio tiene una tromba. Quasi fosse un'arma che ancora non vuole usare. La terza di profilo guarda una maschera. Oasi. Palme. Un sole lunare da tanto è bianco.
silenzio, sabbia, immobile l'aria. Miraggi accendono gli occhi di visioni inconsuete. Acqua. Azzurro il mare. Anche solo un piccolo lago dove allegri sguazzare. La vita è inganno e verità. Tutto agisce sotto l'ineluttabile forza di leggi fisiche. Eppure, ogni singola molecola è unica. Pietre bianche delineano il confine fra l'attività degli uomini e quella degli dèi, con sulla superficie gli intrighi di tutti i luoghi di confine. La commistione fra lo scalpello ed il vento non è mai facile da decifrare, così come la differenza. Agire è degli uomini e degli dèi. Col capo poggiato alla possente colonna, attestante il culto di Giove, guardo al lato opposto del golfo la città. Splende bianca nel contrasto fra i due azzurri, il mare ed il cielo. Da lontano offre le sue meraviglie e stimola e incuriosisce chiunque viaggiatore, per mare o per terra, le si avvicini. Città dalle mille meraviglie. Balconi barocchi spiccano accanto a portali normanni che si aprono su cortili arabi, dove a volte fanno bella mostra di sé gruppi multicolori di mediterranee flore e facce di bimbi. Ulisse futuri. Come se è cosciente della sua bellezza esteriore, crescesse già nel seno uomini che andranno via, per poterla un giorno guardare da fuori. Forse, se ben voluti dagli dèi, col capo poggiato alla possente colonna, dall'altro lato del golfo che la accoglie.
I conti si fanno solo con se stessi. Il passato è irrimediabile. Solo il futuro si può migliorare.